La Sorrento di Francisco, della scrittrice e poetessa Cecilia Coppola, è un libro che ha attratto la nostra attenzione sin dalle prime pagine, perché racconta la storia di un ragazzo che, come tanti altri ai primi del Novecento facevano, si allontana dal suo paese in cerca di fortuna, animato da grandi speranze. Francisco, affrontando enormi sacrifici, riesce a portare la sua Sorrento in un altro continente, ricreando tradizioni e consuetudini a lui care e mai dimenticate. Francisco si avvicina molto ai tanti che oggi lasciano la propria patria in cerca di condizioni di vita migliori e sfidano difficoltà enormi a costo della propria vita, non solo per se stessi ma per la loro comunità. Ogni uomo che si allontana dalla sua terra conserva sempre nel cuore le sue radici. Buona visione dai ragazzi delle quinte A, B e C dell'IC Sorrento. Francisco era un ragazzo sorrentino, nato nel 1866 a Marina Grande. Egli aveva il vizio di sognare, e per un povero i sogni sono una ricchezza e danno la forza di prepararsi ad un destino migliore. Era pieno di buona volontà. Sin da bambino fu avviato dal padre Alessio D'Angelo all'arte della pesca e apprese ad amare il mare e a desiderare di vivere nello spirito d'avventura, a tal punto che adolescente, seguendo l'esempio di alcuni marinai del luogo, si imbarcò come mozzo su di un brigantino a palo a Tre Alberi, l'Angelo Castellano, per raggiungere l'Argentina. Ciao, Francischie! Ciao, figlio mio! Ma raccomando, state attento! E si fa freddo in Coppa Nava, metti tuo cappotto e cappello! A ricordo, tocca a noi, ti aspettiamo sempre! Pensa essere un buon guaglione, che all'onestà è tutto per noi! Puoi avere una vita bella, non ti da mancare mai niente! Mo va, figlio mio, e Camarone ti accompagna! Tu vogliamo bene assai! Quando partì, Francisco non aveva molto e le sue poche cose erano racchiuse in un sacco di tela, cucito dalla sua mamma, nel quale c'erano anche le sue speranze. La sua vita a bordo era dura, lavare la coperta, rattoppare le vele, ma non si tirava mai indietro, era voluto bene da tutti e il suo impegno gli fece meritare la promozione da mozzo a giovanotto e poi a marinaio. Al passaggio dell'equatore gli fu dato dal comandante il battesimo del mare. Una volta denudato, legato dolcemente a una battaiola, venne bagnato con l'acqua del mare. Questa pratica era molto diffusa per i naviganti, fino a poco tempo fa. Siamo arrivati all'equatore, Waiu, via De Sicchio, riunite le acque. Si pronto per battesimo? Sì. Dopo tre lunghi mesi di viaggio, Francisco giunse alla foce del grande rio Paranà, in Argentina, dove decise di restarvi per fare fortuna e comunque affrontare i disagi dell'esploratore e dell'emigrante, senza scoraggiarsi. Risalì la foce del fiume e incontrò gli abitanti del luogo, lungo le sponde, e dopo numerose peripezie fondò un pueblo. Un piccolo villaggio di pescatori, fatto di capande, di fango e di paglia. Una nuova Sorrento, nella quale accoglieva anche altri pescatori che intanto giungevano dall'Italia. Arrivarono anche molte donne sorrentine e, in una notte stellata, Francisco si innamorò di una di esse. Si sposò e infine morì vecchissimo, circondato da una vera flotta di figli e nipoti. Chi partiva dalla penisola sorrentina per raggiungere Francisco in America diceva «Vado a Sorrento» per dire «Vado da Francisco» e ancora oggi continua a brillare quel nome come una stella nel cielo argentino. Questa è la storia vera di un giovane pescatore sorrentino che abbiamo conosciuto attraverso l'affascinante racconto scritto dalla professoressa Cecilia Coppola.
Se pensiamo alle sofferenze, ai disagi, ma anche alle speranze che riempiono il cuore di Francisco, ci tornano alla mente migliaia di ragazzi della sua età che con numerosissima difficoltà scappano dai loro paesi di origine ed affrontano il viaggio della speranza. A bordo di barconi sovraffollati attraversano il mare Mediterraneo per arrivare sulle nostre coste, con gli occhi e l'animo pieni di desiderio di trovare pace, libertà e serenità, una vita migliore.